Antonino Spinalbese ha condiviso una foto social della sua nuova fidanzata, in tanti hanno notato la somiglianza con Cecilia Rodriguez. Antonino Spinalbese è finito sulle prime pagine dei giornali per la storia con Belén Rodriguez. Si sono fidanzati nel 2020 e si sono detti addio nel dicembre del 2021, proprio pochi mesi dopo la nascita di Luna Marie. Sembrava che la loro relazione procedesse a gonfie vele, ma come ha raccontato in una vecchia intervista a Verissimo Meno parlando della fine del loro amore, si trovavano in due momenti differenti della vita. Io credo che in quel momento ero destinato a Belén, altrimenti oggi non avrei una figlia così speciale. Avevamo un rapporto stupendo, ma eravamo in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Lei era una donna già soddisfatta, io no, aveva detto. Antonino, dopo la rottura dalla showgirl, è stato spesso protagonista di indiscrezioni che parlavano di presunti flirt e frequentazioni. Negli ultimi mesi, però, sembra aver finalmente trovato l'amore e ha deciso, di recente, di fare le presentazioni sui social. Antonino Spinalbese, chi è la sua nuova fidanzata, tutti hanno notato la somiglianza. Dopo la rottura da Belén Rodriguez, Antonino Spinalbese è stato spesso protagonista di alcune indiscrezioni sulla sua vita privata. È stato paparazzato diverse volte in buona compagnia, anche se non ha mai confermato nessuna relazione. Negli ultimi mesi, però, ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando degli scatti sui social con la sua, sembrerebbe, nuova fidanzata. Nonostante non abbia ufficializzato la storia, non sembrano esserci molti dubbi. Inoltre, in queste ore ha condiviso un post in cui è fotografata proprio la donna, che si chiama Ainhoa Fati Rodriguez, per mostrare il taglio e l'acconciatura che le ha fatto. L'ex Geffino ha ripreso l'attività di hairstylist, che aveva messo per un periodo in pausa. E infatti in basso alla foto cita il nome del negozio del famoso parrucchiere Aldo Coppola, dove negli scorsi giorni si è mostrato mentre era impegnato nel suo lavoro. Gli utenti, però, non appena condiviso l'immagine, hanno notato la somiglianza con Cecilia Rodriguez. Qualcuno infatti gliel'ha scritto tra i commenti, mentre altri hanno messo in evidenza la bellezza della giovane. Antonino e Ainhoa si starebbero frequentando da qualche mese. Lei ha 25 anni ed è nata a Genova, ma vive a Milano dal 2017. Ha iniziato a lavorare come modella per brand quali Intimissimi, Guess, Braway ed ha successivamente conseguito il Master in Fashion Styling all'Accademia del Lusso di Milano. Nel 2020 si è avvicinata al settore dei tatuaggi e oggi, come è evidente dal suo canale Instagram, lavora come tatuatrice.